hanno trasportato la statua di Santa Lucia, che è fine 800, con un valore artistico senz'altro, ma soprattutto devozionale, di affetto da parte del popolo. Infatti stamattina già la gente che quando è venuta non l'ha vista, si è dispiaciuta di quanto è accaduto. La statua è locata nella Cappella della Madonna e grazie a Dio, insomma, altre cose di valore, soprattutto la statua della Madonna della Pace, il nostro simulacro, non è stato toccato, non è stato violato. Ciò che è stato fatto stanotte può essere vissuto soltanto in quest'ottica della fede e dell'accettazione di quanto è avvenuto. Dobbiamo mettere da parte l'umanità che a primo impatto, a primo giudizio ci può far condannare, ci può far giudicare queste persone. Nell'oggettività questo è stato compiuto da persone, non sappiamo di chi, da sconosciuti, che hanno fatto questo atto, magari non sappiamo nemmeno se l'hanno fatto rendendosi conto della gravità della profanazione, dell'intromissione in un luogo sacro. Ci appelliamo al buon cuore, al buon senso, che il buon cuore si possa riaprire almeno per riavere la statua di Santa Lucia, che è molto amata e molto pregata dai fedeli.